Bene, e come ultimo intervento abbiamo quello di Simone Calderara che lavora ancora al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari nel ramo, diciamo, informatico, più esattamente nel campo della visione artificiale, e, il cui intervento è in collaborazione con la professoressa Cucchiara e parlerà di visione robotica e in particolare di esperienze di formazione dai bambini fino anche al lifelong learning. Buon pomeriggio. Quello di cui voglio parlarvi è appunto la visione, quindi i robot sì, sono oggetti meccanicamente molto complessi, ma in qualche modo devono interagire col mondo esterno. Possono interagire tramite i sensori, ma possono interagire anche tramite la visione. Nell'immaginario di tutti il robot in sé vede, nei film o nei giochi, ovunque sia, il robot vede in qualche modo. Quello di cui parlerò, a parte una brevissima introduzione a quella che è la visione robotica, sarà un'esperienza che abbiamo fatto con i bambini delle scuole elementari, quindi cercare di portare i principi di visione, quindi un piccolo insegnamento sui principi di visione a piccolissimi, piccoli barra piccolissimi. In particolare la visione artificiale è un ramo dell'informatica, un ramo dell'elaborazione dei dati, che si occupa di in qualche modo interpretare gli stimoli provenienti da un sistema di acquisizione di visione, quindi una telecamera, delle immagini. Si cerca di realizzare modelli che siano in grado di interpretare le immagini più o meno come fa il cervello umano. E in particolare le applicazioni possono essere le più svariate, quindi dalla videosorveglianza alla lettura delle targhe, piuttosto tutti abbiamo preso una multa per colpa di un sistema di visione. Ma anche appunto l'interazione in qualche modo con l'esterno che ci può essere anche nei robot e nelle macchine industriali. Di per sé l'argomento è molto vasto, abbraccia numerosi campi sia dell'informatica che delle scienze cognitive, in particolare ci sono aspetti legati alla neurofisiologia, a come il cervello di fatto interpreta i segnali esterni, ci sono aspetti di geometria, di scienze appunto della computazione, algoritmica, elaborazione del segnale e così via. Quindi di per sé è un campo estremamente complesso. Quindi portarlo verso i bambini è qualcosa di molto complicato e delicato. Per quello che riguarda la visione robotica ci sono sostanzialmente due tipi di approcci. Un approccio bidimensionale, quindi ho un'immagine, la devo interpretare, questo oggetto è rotondo piuttosto che questo oggetto è quadrato, cose di questo tipo. Oppure un approccio tridimensionale, quindi un'immagine in cui ho tutte le dimensioni, quindi ho anche la profondità, quindi che ne so, questo oggetto è un cubo, sono vicino, sono lontano, cioè ci sono dei concetti un pochino più complicati rispetto alla forma. La visione robotica di fatto abbraccia entrambi questi tipi di campi. Per quello che riguarda la visione 2D, l'approccio classico è quello di tipo industriale, quindi per esempio, vediamo, non so, sulla sinistra abbiamo realizzato un sistema per il controllo della cottura delle piadine e un robot prendeva la piadina e la scartava se di fatto non era cotta bene. Banalità, però questo è quello che richiedono magari le industrie, oppure piuttosto la creazione di mosaici in modo automatico, dato un'immagine. Io voglio un mosaico fatto in un certo modo, c'è un robot con una ventosina che si occupa di prendere i vari pezzi, ma c'è tutta una parte di elaborazione delle immagini per individuare dove metterli all'interno di una griglia. Per quello che riguarda la visione 3D, appunto, introduciamo la terza dimensione, quindi dalla navigazione autonoma, come ha fatto vedere il mio collega di Padova prima, piuttosto che eventualmente l'individuazione delle banconote in mazzette, l'individuazione, appunto, la registrazione dei sistemi di banconote, cose di questo tipo, fino alla navigazione dello spazio. Giusto per darvi un'idea, vi faccio vedere quella che è stata una tesina realizzata da alcuni nostri studenti, dove con un sensore che si trova in tutte le case, il Kinect, quello che si attacca per esempio alla console Xbox, è stato possibile con un robot commerciale navigare lo spazio attraverso dei marker. Ci sono dei marker appoggiati sul terreno, il robot individua questi marker e si muove nello spazio soltanto utilizzando la visione. In questo caso non vengono utilizzati altri sensori. Possiamo andare un po' avanti. Quindi vedete, il robot è un robot classico della Pioneer, di quelli che si possono comprare, il software è fatto su un portatile, quindi roba assolutamente reperibile senza risorse di supercalcolo, e il sensore è un sensore a basso costo. Ovviamente ci sono anche tutti i robot mobili e qui ovviamente l'immaginazione
può spaziare dai robot che giocano a calcio piuttosto quelli che esplorano Marte e cose di questo tipo. Ma il discorso è questo, cioè la formazione, se noi vogliamo insegnare visione artificiale a qualunque età, quali sono le sfide? Di fatto la visione è un campo molto nuovo, nasce negli anni 80 e per 15 anni è stata una disciplina di ricerca dottorale, quindi sostanzialmente non si insegnava neanche all'università ma soltanto dopo. Dalla fine degli anni 90 a Modena è stato introdotto il corso di visione artificiale e in particolare più o meno nel 2000 c'è stato anche molto interesse da parte delle aziende, anche di gente che magari non aveva subito questo tipo di insegnamento ma che ha voluto in qualche modo acquisire queste nuove competenze. Di fatto in molte aziende la visione è vista un po' come la panacea al risparmio, il futuro, cose di questo tipo. E quindi c'è stato molto interesse nel buttarsi in questo tipo di appunto esperienze di formazione. Per quello che riguarda lo scorrere del tempo nella formazione, i bambini di per sé imparano a convivere con gli oggetti tramite i sensi. Quindi percepiscono gli oggetti tramite i sensi. La visione è un senso, di fatto abbiamo tutti coscienza di che cos'è. Ovviamente nei ragazzi iniziano le esperienze di condivisione sociale, per quello che riguarda lo studente universitario comincia a formalizzare questi concetti. Il concetto della visione non è più soltanto qualcosa di ovvio, ma comincia a venire formalizzato da un punto di vista matematico. Per quello che riguarda la formazione post-universitaria, c'è appunto interesse più sul lato applicativo, cioè come posso in qualche modo applicare la visione a quelli che sono i miei problemi, che possono essere lavorativi o no. In particolare noi ci siamo occupati di un progetto nell'ambito delle biblioteche del Comune di Modena che si chiamava Uomini e Computer, la nuova alleanza, ed erano degli incontri con i bambini che andavano dalla seconda alla quinta elementare, e sia in orario scolastico che non in orario scolastico. Sono stati fatti in tutto 4 incontri nella biblioteca Crocetta, la biblioteca Rotonda, la biblioteca Delfini e uno ingegneria, e l'obiettivo era quello di in qualche modo portare i principi di visione applicati alla robotica ai bambini. La prima riflessione che è stata fatta è stata quella di che taglio dare alle lezioni, cioè, sono bambini, quindi non possiamo massacrarli con la matematica. Però è stata fatta anche un'altra riflessione di questo tipo. Sono bambini che sono nati nell'era digitale, cioè per un bambino di adesso le immagini sono immagini digitali. Il rullino fotografico è qualcosa che appartiene magari al nostro immaginario, ma un bambino non se lo ricorda neanche. E quindi il discorso è stato quello appunto di non vedere la tecnologia e la formalità da un certo punto di vista come un elemento negativo, perché di fatto sono nell'immaginario di tutti i giorni del bambino. In particolare abbiamo fatto una piccola ricerca di quella che è stata l'evoluzione della tecnologia nel gioco, perché il bambino di fatto si approccia alla tecnologia giocando e più o meno è saltato fuori qualcosa di divertente. Insomma, negli anni 50 si leggevano insieme alla nonna, alla mamma, i giornalini. Insomma, negli anni 70 sono comparse le prime console, quindi le console da sala giochi. Negli anni 90 queste sono diventate alla portata di tutti, ce le avevamo a casa. Adesso i ragazzini hanno a che fare col PC, con i tablet, con tanti oggetti che sono nelle loro case. Giusto per sorridere un pochino, abbiamo riportato quella che è stata l'evoluzione della Nintendo, colosso dei videogiochi giapponese, che nasce nei primi anni del Novecento come un produttore di carte da gioco. Quindi loro di fatto stampavano le carte da gioco. Adesso, io sono qua, sono nato qua, quando c'era il Game Boy, adesso i ragazzini hanno a disposizione oggetti che hanno una fotocamera, che possono toccare, hanno le penne per poter scrivere, quindi c'è tutto un tipo di interazione che anche magari io non ho avuto quando ero piccolo. Per cui il discorso è stato quello di cercare di portare questi principi anche utilizzando un approccio di tipo verticale, non necessariamente dire vabbè le cose vanno così e non formalizzarle. In particolare abbiamo parlato di formazione delle immagini, del concetto di pixel, del concetto di colore, di immagini a colori, del concetto di contorni, del concetto dei movimenti. Sono tutti elementi di base per quello che riguarda la visione robotica. Sono tutti concetti che sono intuitivi, quindi il concetto di immagine è un concetto che non formalizzato abbiamo tutti, il concetto di movimento anche quello. Quindi si è cercato appunto di utilizzare un approccio verticale e di spiegare bene i principi di ciascun argomento.
In particolare abbiamo utilizzato immagini e supporti video e abbiamo cercato di coinvolgere i bambini con delle domande. Quindi classica domanda: questo oggetto secondo voi si muove, è fermo? Come piuttosto viene visto dal calcolatore? E abbiamo utilizzato numerose demo, quindi c'erano molti programmi in cui i bambini potevano venire al calcolatore e sostanzialmente provare le cose. Inoltre, per fortuna, la Disney ci è venuta in aiuto e ci ha fornito un catalizzatore di attenzione che è praticamente il meglio che ci sia in circolazione, che sono gli occhi di Wall-E. È un catalizzatore importante perché Wall-E ha due occhi e la visione tridimensionale è una visione binoculare, quindi in particolare ci è venuto in aiuto anche per quello, cioè siamo riusciti a spiegare abbastanza bene anche i concetti di profondità. Per quello che ha utilizzato la terminologia, abbiamo deciso di utilizzare termini tecnici, cioè di non utilizzare metafore provenienti dal mondo del gioco, ma utilizzare termini come pixel e telecamera, perché il bambino il termine pixel lo sente sempre, dalla pubblicità al dispositivo che vuole comprare, quindi sono termini che sono, diciamo, sdoganati. Per quello che riguarda i concetti matematici, siamo rimasti su dei concetti semplici, ma che vengono comunque insegnati alle elementari. Quindi il concetto di numero, il concetto di sottrazione, il concetto di griglia, per esempio. Inoltre abbiamo utilizzato degli elementi che sono già appresi, per esempio nei corsi di educazione al colore, di educazione tecnica durante un percorso di scuola elementare, quindi il concetto di colore, i piccoli esperimenti che magari si fanno con un prisma, il concetto di luce. Inoltre abbiamo sfruttato anche il fatto che i bambini sono familiari con la telecamera, cioè un bambino si mette davanti a una telecamera molto volentieri, mentre magari un adulto è un po' più refrattario. Io non so, mi è capitato spesso che magari fanno foto, cose di questo tipo, tipo no, per piacere non riprendetemi. Mentre il bambino è molto propositivo verso la telecamera. In particolare abbiamo strutturato la lezione in due parti, una piccola parte di storia della robotica, quindi una piccola parte introduttiva per cercare di educare appunto ai robot i bambini, quindi con presenti alcuni cenni storici per familiarizzare col concetto di robot. E giusto, poi ho messo alcune citazioni delle classiche domande che sono: ma i robot non sono i Transformer? I robot non sono i Transformer, sono tutta un'altra cosa. E inoltre una piccola parte di educazione alla tecnologia. Un altro bambino mi ha chiesto: però se noi facciamo i robot troppo intelligenti, cosa fanno? Dominano il mondo? Queste sono tutte cose che magari vengono dall'immaginario cinematografico, ma che tutto sommato noi, durante un percorso di formazione, dobbiamo educare di fatto le persone alla tecnologia. Il robot di per sé è un ausilio all'essere umano, ma non lo può sostituire. In particolare, appunto, abbiamo introdotto alcuni cenni storici sul concetto di robot, dalla nascita dei robot alla definizione del termine robot, che appunto significava lavori forzati, quindi colui che faceva tutto quello che non voleva fare l'essere umano. E fino a appunto le applicazioni industriali, ma anche l'utilizzo di piccoli elementi per far sognare i bambini, quindi il robot cane della Sony, per cui il bambino si approccia molto volentieri con un video di questo tipo e l'attenzione si mantiene su dei buoni livelli. Successivamente si è passato appunto alla parte sui principi di visione. I principi di visione consideravano delle lezioni di tipo particolarmente verticale, quindi su alcuni elementi. Il filo conduttore è sempre stato Wall-E, quindi in particolare si sono affrontati diversi aspetti della visione per Wall-E, quindi in diverse parti del film sono stati utilizzati alcuni elementi per appunto far vedere come Wall-E vedeva e viveva alcune esperienze. E inoltre, abbiamo detto anche prima, abbiamo utilizzato dei dimostratori interattivi al calcolatore. In particolare abbiamo fatto degli esperimenti sulla formazione delle immagini, quindi con delle lenti e dei fogli di carta, semplicemente ricalcando appunto un po' come si faceva nei primi avventi appunto della fotografia, far capire ai bambini come si formavano le immagini. Abbiamo inoltre introdotto il concetto di immagine digitale, semplicemente prendendo un'immagine e zoomando tantissimo. A questo punto si vedevano tutti questi quadratini che abbiamo spiegato loro essere pixel, e successivamente sono stati quantificati come numeri. Inoltre abbiamo introdotto il concetto di colore, in particolare abbiamo fatto vedere come nel caso della visione al calcolatore i colori non siano quelli che percepiamo noi, ma il calcolatore veda in rosso, verde e blu. In particolare in questo caso abbiamo utilizzato una sequenza del film in cui Wall-E deve cercare una piantina, e questa piantina è verde,
e quindi abbiamo fatto vedere come nelle varie immagini che poteva vedere il robot questa piantina risaltava nell'immagine verde e non nelle altre immagini. E per il movimento è stato molto semplice, abbiamo introdotto il concetto di sottrazione. Essendo le immagini dei numeri, per i bambini è facile individuare la sottrazione tra due numeri, è qualcosa che fanno alle elementari e fanno molto spesso. Semplicemente facendo la sottrazione è stato possibile introdurre il concetto di movimento come differenza da qualcosa che sta fermo. In particolare, di nuovo, abbiamo utilizzato dei video come supporto alla didattica che sono stati realizzati con il loro aiuto, quindi io mi mettevo lì col PC e mi facevo suggerire da loro come poter realizzare questa cosa. E poi ovviamente da un punto di vista tecnico la realizzavo. Come dimostratore abbiamo utilizzato quattro tipi diversi di dimostratore, un primo dimostratore sul discorso del colore, quindi il bambino si poteva mettere davanti alla telecamera, avevamo maschere di colori diversi e le diverse immagini rosso, verde, blu, e potevano vedere con oggetti diversi come nelle varie immagini risaltassero i vari colori. Un dimostratore sul concetto di contorno, quindi come il calcolatore vede il contorno, che di fatto di nuovo è una differenza tra la luminosità di un oggetto all'interno e la luminosità dell'oggetto all'esterno. Stesso discorso per il movimento, era stato realizzato un programma in cui se il bambino era immobile davanti alla telecamera non si vedeva nulla e man mano che si muoveva lasciava delle scie che in qualche modo davano un feedback visuale sul concetto di movimento. Fino a un dimostratore finale dove avevamo appunto un robot che inseguiva il bambino. Il bambino si poteva porre davanti al robot e veniva inseguito per tutta la stanza e riconosciuto dal robot. Concludendo, quella che è stata l'esperienza nel caso dei bambini, abbiamo utilizzato il fatto che le immagini digitali sono già conosciute dai bambini, quindi si possono spiegare abbastanza bene utilizzando termini assolutamente tecnici. Non sono formalizzate, ma sono formalizzabili con dei concetti e con degli esperimenti di laboratorio molto molto semplici, che possono essere fatti da tutti, come prendere un foglio e ricalcare magari un'immagine che proviene da una lente. Inoltre abbiamo sfruttato il fatto che le immagini danno un feedback visivo immediato, quindi è stato possibile utilizzare vari tipi di dimostratori che permettevano al bambino di vedere immediatamente i risultati magari di un esperimento. Questo anche perché per un bambino di oggi la telecamera è una cosa normale, non è spaventosa, anzi è qualcosa con cui si approccia molto volentieri. In particolare questo tipo di progetto ha dato un seguito e siamo stati inclusi all'interno del cluster la città educante come regione Emilia-Romagna per l'utilizzo appunto di sensori tridimensionali per realizzare insomma degli avatar digitali per educare i bambini al movimento, in particolare con bambini con disfunzioni motorie. Quindi l'avatar digitale permette di spiegare come realizzare certi movimenti, il bambino li prova a riprodurre e gli viene dato un feedback all'interno di un ambito di gioco, quindi non di un ambito di costrizione. In particolare ci sono altre regioni ovviamente coinvolte nel progetto e per quello che riguarda invece la robotica se ne occuperà l'unità del CNR che deve sviluppare appunto piattaforme di robot condivisibili tramite rete. Inoltre, per quello che riguarda la visione dei meno la formazione dei meno giovani, sono stati attivati dei progetti appunto per il long life learning, quindi diciamo imparare sempre, anche dopo la fine del percorso di studi tradizionale, per avvicinare tutte quelle persone che non hanno avuto una formazione nell'ambito della visione artificiale a questo tipo di campo. In particolare per quello che riguarda Unimore è in progettazione un master sulla visione artificiale, quindi sugli aspetti della visione sia nella robotica che nel controllo industriale, per formazione appunto post laurea oppure di persone che provengono magari da contesti aziendali. Concludendo, la visione è una disciplina matura, ma di fatto è sempre in evoluzione, quindi non ci si può fermare. È nata 20 anni fa, quindi nel giro di 20 anni ha fatto progressi clamorosi, nel giro di 20 anni farà progressi clamorosi, di pari passo anche con quelli che sono gli aspetti cognitivi. Quindi più si scopre del cervello umano, più si scopre della percezione umana, più la visione di seguito continuerà a progredire. È un aspetto interessante e creativo perché i bambini hanno a che fare con le immagini, quindi è molto adatto per i piccoli perché hanno di fatto un riscontro visuale immediato, si possono utilizzare colori, si possono utilizzare aspetti anche artistici,
per cui il bambino si approccia molto volentieri. Inoltre permette appunto di interagire e collaborare fin dalla prima infanzia, perché il bambino di fatto ha il concetto di immagine digitale fin dalla nascita, insomma, nascono con le immagini digitali, non c'è niente da fare, dal televisore ai tablet, ai dispositivi multimediali che sono in tutte le case. E basta, volevo solo segnalare, c'è la possibilità ovviamente di progettare insieme a noi progetti di formazione multidisciplinare, come è stato insomma quello che abbiamo fatto per le biblioteche l'anno passato. I nostri contatti, io sono Simone Calderara, è arrivata la mia collega la professoressa Rita Cucchiara e noi siamo laboratori ImageLab dell'Università di Modena e con questo ho concluso.